di chiamiamolo engagement, partecipazione, interazione digitale, collaborative working, eccetera, eccetera, che è quello che una parte crescente. Perché fa fatica, Ale? Perché c'è è un problema culturale nell'azienda, okay. un approccio conservativo. Quello che funzionava non si cambia. Cambiare è sempre rischiare qualcosa in più. Ma se vuoi stare sul tema della innovazione, devi cambiare, devi rinnovarti, perché la società cambia. Tutti oggi siamo digitali, lavoriamo su piattaforme comunicative multiple, sempre. C'è una statistica che dice, che è uscita ieri sul Sole 24 Ore, che in Italia ci sono 99 milioni di telefonini a fronte di 60 milioni scarsi di persone, quindi tra cui adolescenti, quindi sostanzialmente c'è una richiesta della società di creare momenti di involvement da parte, diciamo, dell'azienda nel saper offrire fruizione del prodotto / servizio con modalità innovative. Vediamo se ho capito. È un problema delle aziende che ha un limite culturale evolutivo che ancora non vuole o non ha ancora affrontato, per il quale la risposta dell'azienda a questo essere mondo in divenire, in cambiamento continuo, ancora non ha colto. È questo? È un limite di alcune aziende, perché poi ci sono quelle che funzionano, come sono quelle presenti ovviamente a questo panel, che sanno adeguarsi, sanno costruire funzioni, diciamo, innovative, sanno costruire momenti di engagement reali con l'utenza, con il consumatore. Qua c'è un gap chiaramente culturale, come sostenevi te, che è probabilmente il criterio di discontinuità tra crisi e ripresa. Per cui parliamo anche di un sistema più ampio, quello del sistema paese, per cui parliamo di reti digitali, di banda larga, di sistemi che consentono anche la capacità per un'azienda di stare sulla innovazione, perché se sei senza autostrade puoi avere una Ferrari, ma vai a 60 all'ora. Per cui c'è tutto un contesto strutturale da costruire. L'azienda ha una sua missione di rinnovamento sulla capacità di stare nell'innovazione. Il branding è parte di questo processo. Branding come strategia. Ho visto che avevi portato una presentazione, c'era qualche slide che scorreva, volevi commentarla forse, qualcosa delle tue e dell'Inter, giusto? Sì, magari dopo. Magari. Facciamo dopo, ok. Allora passerei la palla a... ho detto ai miei amici che non abbiamo, in realtà questi talk show non sono preparati, nel senso che non ci accordiamo prima sul che cosa dire, anche perché io trovo molto più interessante affrontare le cose che vengono fuori da questi passaggi e tirare fuori per voi stessi anche dei suggerimenti. Marcello. Arrivo a questo punto, mi avevi chiesto di preparare qualcosa rapidissimo. Allora, da Bologna a Firenze con la freccia d'argento sono 30 minuti, ho fatto 4 slide. Quindi 4 slide e un video. Beh, 4 slide in 20 minuti, cioè una slide ogni 15 minuti già, quindi insomma 25 minuti. Quindi. No, ti vedo,
ti vedo sul pezzo, sì, se me la fai anche per... Ok, fantastico. Allora, sostanzialmente io oggi mi ero concentrato molto sul titolo, quindi avevo preso un pochino la tua alzata e ho cercato di concentrare, diciamo, di tutto lo sforzo su un concetto abbastanza terra terra, quindi passo da 3 metri sopra il cielo, passo sotto, no? Così sotto le nuvole vedete quello che abbiamo combinato in data logica. Allora, sostanzialmente come non lo so. Ok, va bene, mai con la tecnologia, mai senza. Okay, vabbè, non è un grosso problema, non è un grosso problema. Allora, loro la caricano e noi la avanziamo. Se ho capito Perfetto. Bene, così la caricano. Noi la avanziamo. Ma era partita, c'è stato un'immagine. Eccola! Okay, perfetto. Eccola. E noi la avanziamo? Noi la avanziamo. Ok, prova a avanzarla. Comunque, sostanzialmente. Ok, allora, brand involvement. Allora, due parole, brand e involvement. Allora, la cosa importante è che se si parla di involvement, ex ingaggio, ex tutto quello che era, deve esserci il brand, quindi diamolo per scontato il brand. Io sapevo che tu saresti stato provocatorio, ma non sapevo, non mi immaginavo così no tanto. Ma non sarò così tranquillo. in genere serve, questa la uso spesso, questa slide, per far sì, quando ci sono i kick off, le convention, che c'è tra un intervento e l'altro, quando proietto questa tutti cominciano a star zitti, così guardano, se no ci metti mezz'ora a farli sedere. E praticamente serve, ma qua partiamo da seduti, quindi si fa prima. Morale della favola, il brand deve esserci, quindi diamolo un po' per scontato, concordo sulla brand strategy, brand identity eccetera, però lo do per scontato in questo mio intervento, cioè il brand deve esserci e va detto, raccontato, fatto vedere, se seguo quello che dice Franklin lo facciamo ispirare, lo facciamo, però lo diciamo in maniera molto... Allora, qual è la chiave del brand involvement? La vera chiave del brand involvement? Allora, mi togli l'effetto scenografico proprio, ammazzi. Eccolo. Allora, la vera chiave, a mio giudizio, è l'aspettativa. Mio giudizio intendo il case history data logic, ok? Cioè quello che noi stiamo vedendo è qualcosa che dentro data logic ha cambiato radicalmente le cose. Qual è la vera leva? È l'aspettativa. Che cos'è l'aspettativa? Beh, definiamo cosa non è l'aspettativa. La non è l'aspettativa è io... Ti do questa cosa in mano e ti dico, guarda, il nuovo telefono della Samsung, tieni, è sottilissimo, va da Dio, riflette, guarda che roba, è bellissimo. Questa è la non aspettativa. L'aspettativa invece è... è partito qualcosa, credo. Vabbè. La non aspettativa invece è... l'aspettativa che cos'è invece? È raccontare qualcosa prima. Raccontare qualcosa prima in modo tale che io possa creargli del valore. Quindi mentre la non aspettativa è lo schiaffo, no? Quindi fa male, è veloce ma passa anche in fretta, è un po' quello che dicevi tu prima, no? Quando dici una cosa te la dimentichi anche abbastanza rapidamente, Franklin ha ragione, perché non hai capitalizzato questa cosa, non te ne sei innamorato, non ci hai pianto, non ci hai riso, non ci hai fatto niente. Invece l'aspettativa è creare il valore raccontando prima, dicendo le cose prima. È un po' come i bambini con la cioccolata, no? I bambini si dice, io ai miei figli dico sempre, non mangiare la cioccolata prima di cena, non mangiarla dopo che ti sei lavato i denti, quindi dopo cena, non la devono mangiare mai, per loro la cioccolata è un sogno, è un desiderio, no? Allora è un sogno fino a quando non lo realizzano e fino a quel punto è combacia più o meno con un desiderio, la grossa differenza è che il desiderio tendenzialmente lo puoi realizzare, il sogno mai, ok? Quindi qual è la leva forte che io posso usare per l'aspettativa? Slide, click, avanza. Eccolo. La vera è come uccidere proprio la libido qua. È l'emozione, cioè l'emozione in che senso? Il concetto dell'emozione è il classico concetto americano contro quello italiano. Noi abbiamo dello stile pubblicitario, per esempio, noi abbiamo lo stile pubblicitario del moderate, paghi, tasso zero, tag time, eccetera, che è tipico nostro, no? Poi ci sono delle ottime pubblicità, ma è uno stile abbastanza diffuso. Lo stile americano invece è uno stile molto più emozionale, tolgo ovviamente i percentili di spazzatura che ci sono in entrambi i mondi, di pubblicitari. Perché? Perché loro devono comunicare a tante razze, gli Stati Uniti sono fatti da popoli e da razze che hanno principi diversi, valori diversi, eccetera. Quindi ogni pubblicità, quando lanciano un'automobile, devono sempre comunicarla a tutti. E l'emozione è in effetti la leva più forte.
E l'emozione è anche quella cosa che sostanzialmente, e qua mi avvicino molto penso a quello che diceva Franklin, è sostanzialmente qualcosa che va tra il collo e le ginocchia, ok? Quindi non è solo il cuore, lo dico molto sinceramente, ma è quella cosa che ti rimane veramente dentro. E detto ciò, slide. Che cosa noi facciamo in Datalogic per creare tutto questo? Perché ripeto, noi banalmente c'è sempre un codice barre in ogni bottiglia, in ogni cosa che noi abbiamo di fianco, e noi dobbiamo solo leggerlo. E la cosa più eclatante che facciamo è un beep, normalmente, no? Per far capire che l'abbiamo letto. E, in realtà i nostri prodotti fanno questo, ma fanno molto di più, permettono mille cose. E per lanciare per esempio un prodotto da noi abbiamo proprio switchato completamente da quella che era la vendita classica del B2B con una scheda tecnica, una presentazione nel migliore dei casi e una presentazione diciamo di come funzionava il prodotto a un qualcosa di completamente diverso, cioè raccontandolo prima e raccontandolo dicendo molto poco, creando molta emozione. Se fate partire rapidamente il primo video, il teaser, questo è un video che viene lanciato a tutti i clienti ogni mese quando lanciamo un prodotto. Ripeto, leggiamo codice a barre. Proprio. Questo prodotto costa, no, non posso dire quanto costa. No, dai, questo dillo. Prodotto, no, quanto costa no. Quanto costa Shenzhen, intendo. Quanto costa invece per chi lo vuol comprare? Costa circa $70, $80. E noi dobbiamo ovviamente creargli molto valore. È un lettore di codici a barre. Prima ho visto una ragazza che all'interno aveva un device per leggere i codici, che ovviamente non era nostro, infatti faceva molta fatica a leggerli, e sostanzialmente... Li leggeva sbagliati anche. Probabilmente, non so, adesso vediamo, però fa scena fare beep ogni volta, sembra che sia tutto automatico. Bene, questo prodotto qua è un prodotto che ha un bassissimo valore, molto molto basso come lettore. È un lettore molto basico perché legge solo dei codici a barre, è il classico lettore che c'è da Max Mara, tanto per capirci, su tutta la catena Max Mara, che c'è sulla catena Norsale, sulle catene un po' alte, ok? Perché è comunque in mezzo a tante cose belle, no? Vestiti, capi appesi, stesi, eccetera, eccetera. Poi c'è questo lettore che non può essere il solito lettorino da supermercato, quindi si usa un lettore altrettanto bello. Bene, noi con questo teaser abbiamo creato metà del valore del lettore, perché dopo un mese, questo è stato lanciato un mese prima, dopo un mese è stato, quando è stato presentato il prodotto, adesso vi faccio vedere il video invece di presentazione in cui si vede cosa fa, quando è stato presentato il prodotto era già ordinato praticamente, quindi giusto per dargli qualche numero, è da un annetto che più o meno noi con questo genere di azioni, quindi su prodotti estremamente quasi commodity per il B2B, ok? Abbiamo qualcosa come quintuplicato le conversioni, vuol dire gente che atterra sul nostro sito, quindi perfetti sconosciuti, che normalmente atterrano e ripartono, ok? E normalmente sapete il tasso di conversione è uno 0,0 qualcosa spontaneo. Siamo passati a un tasso di conversione che è quasi del 3%, che è un numero altissimo, ripeto, spontaneo, su questo genere di prodotti. E soprattutto non parlo della parte di diciamo così brand involvement che c'è stato dietro, perché le visualizzazioni e tutta la viralità di questo genere di video è spaventosa. I nostri clienti, ma soprattutto i nostri rivenditori, lo usano sempre, quindi i nostri venditori non aprono più bocca, fanno vedere queste cose, la gente davanti è là con la bocca aperta, intanto gli staccano. Quindi tu assumi questo valore principalmente a questo processo video digitale che hai creato o c'è qualcos'altro dietro? No, nel senso il vero valore di tutto spontaneo, tutta questa situazione che si è creata. Diciamo così, la catena è molto corta in Datalogic, no? Perché c'è ancora Romano Volta, il presidente che l'ha fondata, e quindi le decisioni sono molto corte. Questo fa sì che i cambiamenti che riguardano questo genere di comunicazioni possono evolvere molto rapidamente. Questo è un grosso vantaggio. È tipico delle aziende in cui è ancora presente. C'è grande adattabilità. Esattamente. Le leve che noi utilizziamo molto per lanciare i prodotti in questo modo sono leve veramente che puntano su dei nuovi touch point verso chi compra, perché il prodotto, ripeto, è molto elementare. E quello che abbiamo notato, ripeto, è che per far sì che poi il brand diventi un qualcosa di estremamente sfizioso, stiloso quasi, no? Che è una ricerca che, vabbè, Pirelli stessa l'ha fatta
quando da ricordiamoci che Pirelli fa pneumatici, no? Che è quasi peggio di quello che facciamo noi, però hanno anche loro avuto un bel rilancio, no? Nel senso, hanno creato un calendario, hanno creato delle linee, la P0, e dopo ci farà vedere anche altre queste cose. Queste le vogliamo sentire, infatti, da esatto. Lucio, ci sono quindi dei passaggi. C'è questo volere dei grandi operatori B2B di venire fuori con del valore, c'è l'emozione e l'aspettativa, quindi dirlo prima, è un valore immenso, è veramente forte a livello di business. Vi faccio solo vedere il video finale, quindi questo era il teaser video, e il video finale ve lo faccio vedere giusto per far capire cosa fa sto prodotto. Illustrate più importanti che fa. Questo prodotto è nei 2/3 dei supermercati e dei negozi del mondo, quindi se non gli creavamo valore così, sinceramente, rimaneva un lettore di codice barre. La domanda è scontata, no? Andiamo oltre il fatto che il discorso è abbiamo un prodotto che è figo. Spiego questa cosa perché ci sono ancora, no? Quindi dicono, perché Apple allora fa pagare solamente... Ok, no? Viviamo adesso un mondo dove la percezione dell'estetico non è manieristico, non è barocco, non è rococò, non facciamo una cosa figa vuota. Adesso quanto più è bella una cosa e dentro fa corrispondere un valore alto, lasciamo perdere che il costo dell'oggetto possa essere sinteticamente basso, ma è frutto di X anni di esperienza, di X tecnologia, di X lavoro. Quindi il pezzi. Cioè economia di scala. Quindi è assolutamente un processo necessario, perché questo tipo di processo che abbiamo descritto, tu l'hai detto molto bene prima, passiamo da un approccio di brand, lo moduliamo attraverso un processo web ibrido, perché ha molto più che fare con il cinema quello che hai fatto. Stavo per dirti, è cinematografico. È un cinema, cioè voglio dire, è il concetto dell'aspettativa, cinematografico. È il trailer cinematografico, l'aspettativa, la colonna sonora epica assolutamente... Se vogliamo anche giocato sul filo del rasoio questa cosa qui, no? Perché, vabbè, che vuoi fare, il gladiatore? No? Mi posso aspettare. Ma se concretamente misurata, se tenuta su quel filo del rasoio, provoca anche quell'aspetto spontaneo. Cioè riusciamo a far aderire, riusciamo a far capire che quel prodotto bello è... Lo devo avere perché non solo è bello, ma perché mi soddisfa tutta una serie di cose. Colgo questa tua cosa perché, allora, innanzitutto, vabbè, tu fai anche un'analisi tecnica perché sei del settore del mestiere, quindi hai trovato le tre componenti in realtà del brief creativo di questi video, no? Che sono la componente cinematografica, la componente epica e la componente di non mentire, cioè non bisogna bella mentire, questa, eh? Bella questa. Non bisogna mai mentire dicendo che questo prodotto sarà, perché l'aspettativa tu puoi anche dirla, io ti posso anche dire che ho fatto la maratona di New York, sono arrivato secondo, che ho fatto questo, e ho creato molta aspettativa, quindi se tu esci a cena con me, tu donna intendo, tu esci a cena con me e dici, aspetta però questo qua, so un sacco di cose di lui. Diverso invece è che 5 minuti fa Giuseppe mi dice, ma gli ho chiesto, ma tu dove lavoravi prima di Poste Italiane? Ma ho fatto 7 anni in Barilla come direttore. Allora, cioè, questa è l'aspettativa, ma è vera, quindi quello che non sai ma che intravedi è estremamente importante, quindi mai mentire, mai, mai. Quello che fece la Mercedes, poverini, quando un anno prima dissero, vi ricordate il grande spot della classe A, no? Fra 365 giorni, classe A, non esisteva nessuna classe, eh? Poi purtroppo dopo un anno un alce attraversa la strada e questi si ribaltano, però questo è un altro discorso, quindi la classe A ha avuto questo grossissimo problema, no? Che non ha superato la prova dell'alce, quindi... però era il concetto che loro avevano promesso qualcosa che in effetti era esisteva, questo è uno dei più grossi teaser che sia mai stato fatto in termini di lunghezza, e non bisogna mai mentire, quindi è vero, cioè
Quello che gioca questo teaser, se voi andate sul nostro sito lo vedete, comunque anche tutti gli altri, è il fatto che il minimo comune denominatore è che il brand ne esce sempre con lo stesso stile. Quindi io qua non ti sto mentendo, ti sto dicendo che noi stiamo facendo una linea di prodotti, di design, cioè ogni volta che tu spari un codice a barre davanti a una signora, una ragazza che ha comprato un bellissimo vestito Max Mara, quindi tutta la catena dei touch point è perfetta, poi ti crolli di colpo con un lettore, con quel grigio classico di Guerre Stellari, rovinato, un po' grigino, no, devi avere lo stesso tono, la commessa è bella, il negozio è bello, il ragazzo fuori che fa la guardia, tutto deve essere coerente, certo. E il brand quindi deve fittare perfettamente questo, e questo è importantissimo. Poi il prodotto, qua non abbiamo detto che il prodotto fa cose extra, le abbiamo detto in un modo cinematografico, abbiamo detto che puoi customizzare i suoni, puoi customizzare le luci, puoi girarlo e poco altro, perché questo fa un lettore di codice a barre statico, però la cosa importante è che in realtà il fil rouge di tutti questi, quindi l'agenzia con cui noi stiamo lavorando e collaborando per fare questa parte, è che il brand ne esca sempre a un livello che è compreso tra due livelli, che è quello della, diciamo, della bellezza e quello della funzionalità. Mai uscire, assolutamente, mai, certo. Mentire, mai, certo. mai, perché la prima volta che lo fai sei rovinato. Del paradigma che stiamo proponendo oggi, la bilancia pende un po' di più nella parte dell'innovazione digitale del social media. L'event experience viene di rimbalzo, a meno che non organizzeremo un grande evento fatto con un flash mob, con le pistole che si illuminano, e quello diventa il passaggio successivo, potrebbe essere interessante. Sì, in realtà, per esempio, adesso tutti i prodotti nuovi che stiamo lanciando, l'NRF di New York, che è la più grossa fiera al mondo sul retail, verrà fatto con uno stand molto particolare, dove sostanzialmente questo prodotto sarà grande come questa stanza e tutto quello che c'è dentro sarà estremamente diciamo luminoso, perché quello su cui noi viviamo è sparare la luce, e quindi diciamo lo toccherai un po' di più. Non faremo nulla di aumentato, di particolarmente digitale, perché poi quando sei in una fiera tocchi e fai prima. Rimbalzo ovviamente a Giuseppe, che ha passato la palla a Giuseppe, ovvero che facile, Giuseppe Roccon ha passato a Giuseppe Basso, perché a questo punto mi aspetto il pareggio della bilancia, no? Qui abbiamo, se vogliamo dire, caricato un po' di più sul lato social, innovation e di conseguenza evento. Cinecittà carica prima di tutto, secondo me, adesso, da quello che ho capito, mi smentirai adesso, principalmente sulla event experience, cioè la possibilità di esperienziare qualcosa che è nell'immaginario. Dico bene o sono lontano? Dici bene. Diciamo che adesso Cinecittà sono due cose, no? La prima è quello per cui è sempre stata conosciuta fino a qualche anno fa, e cioè un luogo dove i professionisti andavano a girare i propri film. Questo l'ha resa qualcosa di importante, l'ha resa qualcosa che nell'immaginario collettivo è quello che poi... Io ho una presentazione, delle immagini... Se riusciamo a caricarla, partire. Grazie. Poi facciamo anche finta di mandarla avanti noi, la mandano avanti alla regia, è divertentissimo. Noi diciamo click, sound e va. E, quindi si è creato, si è stratificato in questi 77 anni di storia una immagine... andiamo avanti, sì. Click. Via. Click. 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 Ecco, nell'immaginario collettivo funziona veramente? Così, perfetto, fantastico. Eccolo. Ecco qua. Quindi questo è, se avessimo 3 secondi per chiedere a chiunque, la brand awareness di Cinecittà è veramente molto alta, nonostante un investimento limitato. Questa è una grande fortuna, perché per noi hanno investito gli oltre 3.000 film che sono stati girati da noi, quindi noi non abbiamo mai investito nulla. Ma questa immagine dell'entrata di Cinecittà è quella scritta, fatta con questo font, questo Futura Nuova, eccetera, eccetera, era 9 immagini su 10 su Google, digitando Cinecittà, fino al 2011, quando abbiamo aperto al pubblico, e adesso si è un po' diluita grazie a immagini interne. Cinecittà è fatto di questo, è associato a questo, a queste immagini in bianco e nero, a queste donne bellissime, a questi uomini affascinanti, alle star americane, allo star system di ieri e di oggi. Queste sono tutte immagini prese all'interno degli studios, di attori anche recenti, di grandi artisti, di grandi maestri, e anche nell'ambito pubblicitario il nome di Cinecittà viene spesso sfruttato. Questa è una campagna di Gucci con James Franco, che è seduto sulle casse storiche di Cinecittà con la scritta Cinecittà, lo studio Teatro 5 alle spalle, ed è un caso in cui una location fa parte della comunicazione. Cosa si vuole comunicare? Si vuole comunicare: io sono un gran figo, mi vesto Gucci, mi metto i profumi di Gucci e io sto a Cinecittà, dove ci stanno altri fighi come me, praticamente, d'accordo? Quindi questo significa, questo è il tipo di servizio che noi diamo. Nel 2011 abbiamo detto,
forse sarà il caso di far condividere questa esperienza a tutte quelle persone che sognano il cinema. Quindi li abbiamo aperto al pubblico, abbiamo fatto in modo che ci fosse questo coinvolgimento, e per renderlo possibile abbiamo fatto un percorso di tipo esperienziale. Qui ogni tanto c'è qualcosa, qualche chicca. Qui il National Geographic ci ha dedicato per i nostri 75 anni, 2 anni fa, un bel volumetto. Per il pubblico abbiamo aperto, abbiamo puntato su questa campagna, appunto, siccome la porta d'ingresso era la stragrande, era il limite invalicabile oltre il quale non si poteva andare, adesso puoi entrare. Ha avuto un grande successo, era molto visibile. Questa porta, che è la nostra porta di accesso sulla via Tuscolana al 1055, è diventato un occhiale praticamente attraverso il quale guardare, e il coinvolgimento è avvenuto praticamente all'interno tramite un percorso emozionale. Quindi ci colleghiamo al fatto dell'event experience, quindi non, mi ricollego ai colleghi, non bisogna mai promettere niente di più di quello che poi realmente si dà. Infatti, come si chiama? Questa esperienza si chiama Cinecittà si mostra, cioè semplicemente ho aperto i cancelli, vieni a vedere quello che c'è dentro, quello che facciamo, niente di più. Quindi non possiamo illuderli di vendergli nient'altro. Non siamo un parco tematico, il nostro parco tematico si chiama Cinecittà World, è a 25 km dagli studios sulla via Pontina. Semplicemente ti facciamo vedere come facciamo le cose e chi ha vissuto qui dentro, con un percorso comunque.